Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Con vostra magari sorpresa, sono qui per presentarvi la V2 della famosissima Farm Limousine. È uscita un po' di tempo fa, ma come ben sapete i francesi non sono molto soliti a pubblicare sui siti, eccetera. Loro hanno il loro forum, quindi le cose, diciamo, le si trovano solo se si va a caccia. Io ringrazio un utente che me l'ha segnalata e ci ho dato un occhio e ne è valsa veramente la pena. Quindi, appunto, questo sarà preciso sempre un video di update dove mostrerò le modifiche fatte sia strutturali che morfologiche. Quindi, per chi non conosce la mappa, invito di andarsi a vedere la prima presentazione che ho fatto della V1. E basta per quelli appunto appassionati già reduci da giocate in questa mappa, appunto state bene all'occhio perché ci sono delle belle, belle modifiche e belle migliorie. Allora, parto col dire che in modo necessario avete bisogno dell'animation door trigger per le porte, il COTE Universal Pack, che è quello che avevo già fatto notare nella Landwehr Canal, è quella per riempire tipo il lavapatate, quindi che vi porta acqua, gasolio e tutto quanto. Multifruit e la Multifruit Extended, tutte queste qua appunto ve le metterò in descrizione. E cosa importante, la mappa è pronta per la Soil Mod. Quindi, se volete giocare, chi vuole giocare con la Soil Mod, mette dentro la mod Soil Mod nella cartella e via. Chi volesse giocare senza, come sono senza io adesso, è tranquillo che appunto può fare a meno di mettere la mod e va via. Come fosse una mappa normale. Quindi, ok, parto con questo punto qui, che è diciamo il punto un po' più strutturato come modifica. Qui sono nel centro mappa dove ci sono i maiali. Se vi ricordate le stalle qui. Qua c'era il piazzale con i capanni, è stato tutto spostato di là, comunque le stalle sono rimaste queste. Ed è stato aggiunto questo posto qui, che non è semplicemente solo il lavapatate, ma se andate all'interno trovate questi due marchingegni qui che andremo a spiegare tra pochissimo. Allora, questo vabbè, il lavapatate funziona sempre come vi ho spiegato, dovete riempire il gasolio di qua. Qua scaricate le vostre patate. Qui riempite l'acqua ovviamente per lavarle e all'interno vi si creerà automaticamente il bancale di patate lavate. Occhio che questo bancale qui non può essere venduto, è utilizzato solo in questa postazione qui che è un bollitore per le patate. So che magari non l'avrete mai visto, ma c'è, eccolo qua. E questo praticamente serve per far bollire le vostre patate, le trasforma, viene caricato con l'acqua, sempre in questo punto qui dove c'è il serbatoio, lui le fa bollire, le pulisce e le deposita in questo cassone. Da questo cassone possono essere buttate in questo Forage Master, che qua c'è tutto il covo del forum di Maru, tra lui, Farmer Andy e tutti a marmaglia varie, sono proprio tutta la roba sua qua. E questo Forage Master è un diciamo preparatore di miscela di reazione mista per maiali, va usato buttando dentro patate bollite e in più frumento, quindi voi buttate dentro frumento e patate e automaticamente con le mod multifruit viene fatta la possibilità di caricarlo sui carri normali. Voi vi mettete sotto qua e poi andate a scaricare sul mangiatoio dei maiali. Boh, ho parlato abbastanza, adesso passiamo alla pratica che forse capite meglio. Anzi, per gli stranieri forse capiranno meglio se non hanno già stoppato il video. Allora, oltretutto comunque è stata anche alleggerita parecchio graficamente. Ci sono ancora un po' di punti che sono pesantucci, ma comunque confronto alla prima versione sono stati fatti dei gran passi. È una cosa che molti apprezzeranno, presumo, perché era veramente un mattone. Qua prendete il vostro bancale, non come ho fatto io, sono credo un po' meglio, anche perché non è che sia proprio il massimo. Ok, quando avete preso il vostro bancale, lo
portate in questo trigger. Ok. Poi lui comunque parte con il passare del tempo, io mando avanti un pochino. Opa. Vede che è partito anche il lava patate. Qua si formerà il bancale che si riempirà piano piano. E qui ci sono le patate che vengono bollite. Nel frattempo andiamo a prendere la penna. Che razza di casino, senti che roba. Ok. A me piacciono tutte queste zone qua, con tutti questi macchinari, con tutto sto casino. Veramente, veramente una figata. Bon, patate bollite, caricate. Sono proprio un furbo io, prendo sempre le robe più piccole. Vabbè. Buttate dentro. Caricate un po' di frumento. Scaricate dentro. E track, a posto. Comunque in ogni punto, tipo qua dal bollitore delle patate, vi avvicinate, ci sono le statistiche, vedete le risorse con water e potato washed, che sono le patate lavate, queste qua che escono dal lavapatate. E poi sotto c'è il prodotto che è steamed potato, che è 1751, ok. Stessa cosa per questo marchingegno qua, vedete che c'è il wet barley che è 2000 e steamed potatoes che sono le patate lavate che arrivano da lì e il pig forage che è 1599. Adesso andiamo avanti un po', vediamo se ce ne fa di più. Ok, perfetto, qua si è fermato tutto perché appunto le patate sono finite e il cassone qua quando è pieno, se non lo togliete il lavapatate si ferma. Voi prendete un bel rimorchietto che volete. Mi ci vuole un video solo per far spiegare sto pezzo qua, scusate, ma voglio essere preciso. Vediamo se riusciamo a far malanni qua. Andate sotto il silo qua. Mani mortacci sua. Perfetto. Vedete che vi esce il simbolino del foraggio con il simbolo del maialino. Quando l'avete caricato, prendete. Togliete il tip side, in questo caso a sinistra. Entrate in una stalla, che sia questo o quell'altra, zio. Andate in trigger, track, a posto. Perfetto, questo è quanto, nulla di complicato. Ok, spero di essere stato chiaro, più di così non riesco appunto a dirvi meglio. Qua c'è un punto dove viene scaricato del compost, ma non sono riuscito a caricare perché nessuna pala, niente di niente. Non, poi qua c'è anche un rigid body che non riesco a tirare su, c'è qualche problema secondo me, non lo so. Ho provato a contattare il mapper ma non mi ha risposto, quindi resta un po' un'incognita. Ok, procediamo, che qua la sto tirando veramente lunga. Faccio un giro tondo, ovviamente vi faccio vedere sempre le modifiche. Morfologicamente è stata migliorata, è stata sistemata, è stata diciamo chiusa nei lati della mappa, è stata completata, chiusa nel senso con i campi, le siepi eccetera, che l'altra volta era un po' messa lì. Sono stati aggiunti appunto tutto questo reparto di campi, è stata aggiunta stradine, è stata aggiunta questa
foresta, questo reparto forestale che è veramente favoloso, che è molto molto bello. Qua la stazione del compost è rimasta la stessa, non ha subito modifiche, solamente che qui di lato ha aggiunto la segheria di Maru. Qua è stata anche un po' modificata, sistemata come voleva lui. E anche guardate che ha messo anche uno scivolo per i tronchi. Veramente, mamma mia, sti qua ragazzi della ferma sono veramente dei fenomeni. Sono molto molto bravi. Comunque non sto qui a spiegarvi come funziona, perché sennò passo un altro quarto d'ora. Comunque è sempre il solito, solita minestra. Poi, altro punto interessante di qua. Siamo praticamente all'estremo nord-ovest della mappa, vicino al campo 98-99. Quella qui. Questo posto qui potrebbe ingannare. Questi due capanni sono praticamente quando voi comprate maiali e il lamb, che sono gli agnelli, gli animali aggiuntivi della mappa, quando vengono praticamente si riproducono, vengono messi qua. Quindi in questi punti qui servono solo per caricare gli animali prodotti, cioè che sono nati. Voi, qua ho già caricato un pochino. Andate indietro, fin dove vi si aprirà il cancello. Fate inizio il riempimento. Forse no. Scusate un secondo. Forse non ne ho. Molto probabilmente non ne ho perché mortacci sua. No, ok. Vuol dire che non ne ho a disposizione. Eccoli qua. Oh, perfetto. Vedete che si caricano. Perfetto. Poveri lamb. Chiudete. E andate a vendere, poi appunto vi mostrerò dov'è. È lo stesso posto della V1, quindi dopo comunque facendo il giro tondo ve lo farò vedere e basta. Stessa cosa per i pig, comunque il trigger è qui, eccolo qua. Stessa cosa appunto dicevo per i pig, andate indietro, caricate e siete a posto. Qua è stata messa Cli, Luzerne, Alfalfa appunto per la soil mod. Che chi non ha la soil mod può usarla appunto tranquillamente come erba, la taglia eccetera. Qua c'è sempre il sorgo. Giriamo giù di qua, andiamo a trovare le pecore. Qua nessuna modifica, sempre tutto uguale, gli edifici uguali. Qua ci sono, c'è la prima stalla di lamb perché ne è stata aggiunta un'altra che andiamo subitissimo a vedere. Andiamo di qua. Questa stalla qui è stata aggiunta, cioè le due stalle sono appunto separate perché il problema è che quando voi comprate i lamb, in questo caso io ne ho, mamma mia, un altro secondo, animali, ne ho praticamente 26, ve ne segna sia 26 di qua che di là, però appunto le mangiatoie sono separate, nel senso se riempite qua non c'è la stessa quantità di là. Comunque gli animali penso sono collegati allo stesso numero da di qua e stesso numero di là, quindi ok. E basta, questo appunto è stata aggiunta una piccola stalla. Qua abbiamo i liquami, qua c'è una piccola trincea. Guardate qua, veramente ste zone, porca miseria, l'edificio qua di Cebuljek è una roba fenomenale, ragazzi, sti qua hanno un occhio per le mappe, per i posti, per i luoghi, come sistemare tutto, che è una roba veramente, mamma mia, sono mostruosi, mostruosi. Ok, andiamo di qua. Sì, dicevo, morfologicamente è stata un po' modificata, ma non tantissimo, non ha appunto subito modifiche strutturali di campi appunto molto grandi, quindi andate tranquilli che non vi perdete.
Qua la fauna principale non ci passo neanche perché non sono state apportate modifiche, quindi andate tranquilli, sempre la solita. Altra cosa, ultima cosa che vi mostro, poi termino, che veramente non mi sono cronometrato, ma sono sicuro che sta andando per le lunghe. Qua c'è appunto il biogas tramite cippato. Le tavole e la lana si possono vendere in questo punto qui, che adesso ovviamente non è aperto perché si apre alle 2:30, mancano 10 minuti, perfetto, i 10 minuti più brevi della mia vita. E qui potete vendere le tavole che escono dalla segheria di Maru, comprese la lana. Qua abbiamo un trigger di vendita paglia, qua ci sono tutti i fertilizzanti per la soil mod, chi non ha la soil può utilizzare i fertilizzanti normali, stessa cosa qua lana e tavole, che è un po' scomodo da vendere lì comunque. Ok, basta. Per il resto non ci sono altre modifiche importanti da vedere. Qua è stata un po' modificata questa zona qua parecchio, è stata veramente risistemata, sono stati fatti più campi. Per alleggerirla graficamente sono state tolte parecchie collision dei rigid body sulle shipy, eccetera, quindi è stata alleggerita, si vede la leggerezza grafica anche per questo motivo. E niente ragazzi, io termino qui, spero di essere stato chiaro, spero di aver mostrato tutto quanto. Qui è stata appunto qualche modifica che vi dicevo prima. Comunque niente appunto di relativo, di importante, ci sono solo appunto posti per le seminatrici, ricaricare semi, gasolio, fertilizzante, tutto quanto, non c'è diciamo nient'altro di rilevante. Basta, dicevo, spero di essere stato chiaro, spero di aver detto tutto, se c'è qualcosa, ho mancato qualcosa, non ho detto qualcosa, ho sbagliato qualcosa, fatemi sapere, spero vi sia piaciuta la mappa, spero di essere stato chiaro e niente, vi ringrazio, vi saluto, vi lascio comunque tutto in descrizione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao ciao!